Nel comune di Genova sono immatricolati 410.000 veicoli tra auto e motocicli. Sono circa 1,4 veicoli per famiglia, un numero veramente importante. A questi si aggiungono 4.000 tir che ogni giorno escono e entrano dal porto, aggravando i problemi del traffico. Quali sono i costi di tutto questo? I costi sono quelli dell'inquinamento. Abbiamo un netto superamento degli ossidi d'azoto in tutte le centraline che monitorizzano l'inquinamento da traffico. E i dati ci dicono che questo inquinamento in più rispetto ai valori accettati ci costano circa 100 morti precoci all'anno, a quali sono da aggiungere i ricoveri ospedalieri, ma ancora di più gli incidenti stradali. Nel 2017 abbiamo registrato 23 morti sulle strade e 5.400 feriti. Tutto questo ha un costo sociale estremamente pesante, stimato in 251 milioni di euro. Nel frattempo, dal 2008, il servizio di trasporto pubblico dell'MT si è nettamente ridotto. L'MT ha dovuto tagliare numerose corse, sono 4 milioni di chilometri all'anno, ai quali ovviamente ha risposto il fatto che i genovesi hanno deciso di non andare più sull'autobus, che non offriva più un servizio adeguato, e 27 milioni di passeggeri ogni anno sono passati, di genovesi sono passati un altro mezzo, ovviamente all'automobile e al motociclo, con tutti i problemi che abbiamo visto. Quali sono le soluzioni? Sicuramente un rilancio del trasporto pubblico, in cui il tram deve avere un ruolo fondamentale per poter drenare traffico dalle strade. Ci vuole anche il trasporto ferroviario, che deve essere potenziato sia per il trasporto delle merci in uscita ed entrata del porto, ma anche per il trasporto pubblico. Ci dovrebbero essere anche poi realizzate nuove strade. Il gruppo di lavoro del Rinascimento Genova ha proposto una nuova strada mare che è stata denominata la Genovina. È una strada che draina il traffico di attraversamento della città, bypassando, allontanando il traffico stesso dalle case. È una soluzione, praticabile, e tutto questo insieme, conti alla mano, dimostrerebbero che la gronda non è più utile, non sarà più necessaria farla. Noi stiamo portando nei vari municipi della città la nostra proposta, alternativa alla Gronda di Genova. Proposta che si esplica essenzialmente nel prolungamento della strada mare tra La Foce e Multedo, quindi nessuna modifica del lungomare di Pegli, questa è una fake news messa in giro, pensiamo ad arte. E con un nuovo tunnel che colleghi i campi con il casello di Genova Aeroporto, in modo da realizzare un prolungamento di quello del collegamento già esistente tra Sestri Alta e appunto il casello di Genova Aeroporto. Queste tre opere consentiranno di ridurre in maniera considerevole il traffico sull'autostrada, sapendo che l'autostrada dai genovesi viene utilizzata come tangenziale. Ma risolvendo il problema del traffico di Genova riusciamo a ridurre anche il traffico autostradale e quindi rendere inutile sostanzialmente la gronda, che al massimo porterebbe via un 20% di traffico. La Genovina è uno studio di ampio respiro che punta a migliorare in primis la vita dei cittadini genovesi, banalmente migliorandone lo spostamento di tutti i giorni. Infatti la Genovina è un progetto che mette insieme quattro grandi infrastrutture per la città attraverso un confronto di scenari in un modello di macro-simulazione che permette appunto il confronto e la scelta migliore. Queste quattro infrastrutture, per intenderci, sono il prolungamento della Guido Rossa fino a Multedo, il pensiero di un bypass che dal casello di aeroporto collega Campi al casello stesso, il prolungamento di Lungomare Canepa fino alla Foce attraverso il tunnel sub-portuale e il raddoppio della 7 che permette di snellire quella che è la comunicazione delle autostrade A10 e A7. E poi c'è il trasporto pubblico, che è assolutamente il progetto principe su cui Genova può puntare per diventare finalmente sostenibile. La genesi del progetto della Gronda Genovese risale ormai a più di 10 anni fa e fin da subito questo progetto ha incontrato una forte opposizione, sicuramente preparata da molti cittadini genovesi interessati dal tracciato, ma non solo. È stata un'opposizione assolutamente variegata, trasversale, sia appunto tra semplici cittadini che tra tecnici, per così dire, informati. La nostra intenzione appunto con questo progetto è stato quello di andare a vedere qual era effettivamente l'importanza e il significato di questo progetto, di questo tracciato più che di questo progetto in sé.
e questo ci ha consentito di andare a riprendere tutta la documentazione esistente per andare a individuarne le criticità in modo e maniera da poter elaborare in maniera assolutamente settica una proposta totalmente differente, ma che incontrasse maggiormente quegli aspetti più peculiari che definiscono oramai la contemporaneità e la modernità del trasporto pubblico locale e delle necessità più in generale trasportistiche di Genova e dell'Italia intera, essendo un nodo estremamente importante per il traffico italiano. Oggi siamo qua per parlare della Gronda. Io in particolare sono molto preoccupato della discussione che gira intorno alla Gronda riguardo il raddoppio A7. Il raddoppio A7 di Aspi, che non andava bene dal punto di vista trasportistico né nel progetto complessivo di Gronda e Ponente e raddoppio A7, e non si sposa lo stesso correttamente con l'idea trasportistica buona della Genovina di portare il traffico e risolvere il traffico al cittadino su, diciamo, la linea costiera e con l'implementazione del trasporto pubblico. Il raddoppio A7 è stato studiato per andare a intercettare dei flussi che la Gronda di Ponente ha portato, porterebbe a Bolzaneto. Questi flussi senza la Gronda di Ponente ovviamente non ci sono, e quindi sicuramente l'infrastruttura diventa come se fosse studiata male, perché non ci sono più questi flussi qua. La 7 è la nostra autostrada storica che ci porta a Milano, da Genova a Milano, che a questo punto deve essere sicuramente modificata, ma sul tratto basso tra il nuovo ponte Polcevera e il bivio A12, cioè l'autostrada che ci porta verso Livorno. Il vantaggio di questa modifica è di fare un'opera molto molto meno impattante e con prestazioni molto più alte, andando a portare invece che 3-4 le corsie di marcia e dividendo i flussi di attraversamento della nostra città e che non riguardano la nostra città, quindi flussi di veicoli che non si relazionano, come si dice dallo studio trasportistico di Aspi, con la nostra città.